Allora, in uno spazio un po' breve, io vorrei semplicemente accennare a una questione che poi merita ovviamente dei grandi approfondimenti e che possiamo far risalire al fatto che in un certo momento della nostra modernità abbiamo creduto e detto di essere al di fuori di un qualsiasi tipo di ideologia, cioè al di fuori delle cosiddette grandi narrazioni, ovvero nella cosiddetta epoca del postmoderno, in relazione alla scomparsa dei regimi politici che hanno caratterizzato il secolo scorso. Ebbene, se noi misuriamo questa fine delle grandi narrazioni su questi regimi politici, sicuramente siamo fuori da questo tipo di grandi narrazioni e da questo tipo di ideologia così intesa. Ma quello che io mi chiedo è se questa è l'unica accezione nella quale possiamo e dobbiamo intendere il termine ideologia, quindi una grande narrazione del mondo e sul mondo, e se quindi possiamo veramente considerare che, nonostante il venir meno di questi grandi regimi politici, siamo in un'epoca postmoderna da questo punto di vista, cioè successiva a queste grandi narrazioni. A me non sembra che sia così, nel senso che mi sembra che sia ancora presente una, chiamiamola così, grande narrazione, non più di tipo politico ovviamente, e che per il fatto che ci siamo dentro non riusciamo bene a metterla a fuoco, un po' come accade, possiamo dire, con i pesci che non riescono a tematizzare bene cosa sia l'acqua, dato che vi sono immersi e non la sottopongono a critica. Ovvero, qual è questa, a mio parere, questa grande narrazione all'interno della quale ci troviamo? Ovviamente adesso procediamo un po' per sintesi. Innanzitutto direi cosa non è. Cioè, si sentono molto oggi dei discorsi che mettono al centro di questa problematica, di questa nuova ideologia, il denaro e il capitale. In questo senso si assiste anche ad una rinascita di Marx e del marxismo. A mio parere questo è stato valido in passato, cioè il fatto che il capitale ha giocato questo ruolo di grande narrazione intorno alla quale si è ricostruito un sistema ideologico, ma non possiamo dire che è più valido oggigiorno, perché oggi è sostituito il capitale da quello strumento che in passato ha utilizzato per riprodursi ed accrescersi, nel senso che il capitale per riprodursi ed accrescersi ha bisogno di efficientizzarsi, ha bisogno di processi che con efficienza lo riproducano, lo aumentino, lo incrementino e così via. E quindi questa efficientizzazione ha preso il posto del soggetto, il capitale che chiedeva questa efficientizzazione stessa. E quindi questa ideologia è l'efficienza stessa, ovvero la tecnologia, quella che viene chiamata, ad esempio, dalla scuola di Francoforte, la razionalità strumentata, la razionalità tecnologica, ovvero la ricerca dell'efficienza. E questa è la grande narrazione all'interno della quale ci troviamo. La forma capitalistica è soltanto la forma che in questo momento, in questa precisa fase, assume questa narrazione efficientista, ma non è il cuore di questa ideologia, il capitale. Il cuore è appunto questa ricerca dell'efficienza. E a questo punto potremmo chiederci se e come poter mettere in crisi in qualche modo questo tipo di nuova ideologia. A mio parere questo è possibile da farsi con un'opera che potremmo chiamare di risignificazione delle parole chiave intorno alle quali costruiamo la nostra società. Perché già, ad esempio, quando noi diciamo capitale, quando noi diciamo efficienza, quando noi diciamo tecnologia e così via, già intendiamo qualcosa che già è dato per scontato da chi parla e da chi ascolta, intorno a quel qualcosa costruiamo il discorso. Ecco, forse dovremmo smetterla di dare per ovvio questo qualcosa e di ritematizzare, risignificare quello che intendiamo quando pronunciamo delle parole chiave tipiche della nostra società, come ad esempio, questo è un esempio sotto gli occhi di tutti, l'inflazione alla quale assistiamo del termine democrazia, che viene sempre ripetuto, sempre utilizzato in ogni contesto per sostenere qualsiasi tipo di argomentazione, e però dovremmo chiederci innanzitutto se il significato con il quale la intendiamo oggi è lo stesso che veniva dato a questa parola quando questa parola ha iniziato a giocare un ruolo determinante nel pensiero occidentale, cioè nell'antica Grecia. E ovviamente non è così. E dovremmo allora chiederci qual è il significato nel quale oggi prendiamo questa parola e perché la prendiamo in quel certo significato. Ecco, se riusciamo a risignificare i termini chiave intorno ai quali costruiamo la nostra società, allora in qualche modo possiamo mettere in crisi anche questa
corrente grande narrazione di tipo tecnologistico, perché potremmo iniziare a chiederci da quando, come e perché abbiamo posto al centro della nostra società questa ricerca estremizzata dell'efficienza.